Greetings. Buonasera.
Buonasera, bentornati sul canale Chromatic Scale. Chromatic Scale, come sempre io sono Icarus e questo, amici miei, è Final Fantasy VIII. Verità della serata, Final Fantasy VII è stramaledettamente sopravvalutato. Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX, io non l'ho mai giocato il 9, a detta di silenzio vale molto. Quindi teniamo al primo posto Final Fantasy 8 e 9. Final Fantasy 7 è stramaledettamente sopravvalutato. Ma ci siamo! La versione Steam 2013 di Final Fantasy 8, non la remaster. Perché vaffanculo a quelli della Square. Se non fanno una remaster vera, un remake di questo gioco, io mi incazzo e li vado a cercare uno per uno. Quanto è alto il suono? Ok. Facciamo un piccolo recappone. Dunque, da dove cominciamo? Final Fantasy VIII, il gioco che ha segnato la mia infanzia. Era un gioco stupendo che mi ha gasato a bestia tutte le volte che nelle demo, nei dischi demo per la PlayStation 1, io vedevo scritto Final Fantasy VIII e ho consumato i dischi delle demo di Final Fan di, per la PlayStation 1 perché c'era avevano, non mettevano ovviamente il gioco. Perché erano un gioco da quattro dischi. E oltretutto la cosa curiosa di questo gioco è che è stato uno dei primissimi giochi in cui la durata delle cutscene è superiore alla durata del gameplay. A meno che uno non ci perde tempo, ma diciamo la durata standard del gameplay è inferiore alla durata di tutte le cutscene sommate. Cutscene renderizzate, fichissime, realistiche. Per l'epoca, personaggi renderizzati con proporzioni reali e non quei cubi che si muovevano, quei cubi e cerchi che si muovevano, poligonali di Final Fantasy VII. E nelle demo c'era la cutscene iniziale, quella che andremo a vedere fra poco, e io ho consumato. Non so quante demo per la PlayStation 1, guardandomi sempre e solo il video iniziale di questo Final Fantasy. Questo Final Fantasy lo tengo nel cuore, tanto che la host di questo gioco è fissa nella chiavetta che ho in macchina, perché ogni tanto non si sa mai. Il momento nostalgia arriva e metto. Ciao stronzi! Ciao super nonni! Ah, piccola parentesi, la nonna ha finito Senua 2, tutto da sola, e io sono fiero di lei. Scemo, vabbè, allora vaffanculo, ok? Ma. Quindi. Ore e ore consumate a fissarmi sulla cutscene iniziale di questo gioco e quando sono riuscito a metterci le mani mi sono gasato a bestia ogni singola volta perché i Guardian Force che puoi evocare sono fichissimi, perché i personaggi sono fichissimi, hanno dei limit break fichi, è tutto fighissimo dall'inizio alla fine, persino la storia e soprattutto dal mio punto di vista. La storia di Final Fantasy VIII ha una, se non la, per me è la storia d'amore più bella di tutti i videogiochi. Quella tra Squall e Rinoa.
Era un po' il cavallo di battaglia di PlayStation, esatto. Non ricordo se è uscito del 98 o del 99, però la cutscene iniziale era ovunque. E io la guardavo di continuo e tutte le volte mi prendeva bene e rimettevo il disco e ricominciavo da capo perché la colonna sonora di questo gioco è meravigliosa, iconica proprio. Quindi, ragazzi, focus! Direi che possiamo cominciare. Adesso io sparisco, così vi lascio godere la cutscene iniziale. E mi muto. E continuerò a cliccare avanti e indietro 100 volte. In ogni caso, signori, godetevi la cutscene. Miseria! Porca miseria! Thank you.
Ragazzi, facciamo la conoscenza di Squall, il nostro protagonista principale. Facci piano con l'allenamento, la prossima volta potresti non essere così fortunato. Glielo dico a Safer. Ah, quel ragazzo non ascolta niente a nessuno. Perché non lo ignori? Non voglio scappare. Che età sconsiderata! Datevi una calmata, ragazzi. Allora, il tuo istruttore. La professoressa Quistis, aspetta, la chiamo. Ravenard, buonasera. Quistis, venga a prendere il suo studente. Sì, la ferita non è grave, ma resterà la cicatrice. D'accordo, venga presto, mi raccomando. Come no? C'ha la testa tutta fasciata. Squall, ci si vede di nuovo. Yo, Quistis! Ah. Non lo sapevo, o eri tu o era Senza. Quistis è fortissima, Ravenard. Altro che. Forza, andiamo, l'esame pratico è oggi. Scusa, il limit break di Quistis può disintegrare qualsiasi mostro che non sia un boss. E letteralmente one shotandoli. Niente di speciale. Niente di speciale? Cosa c'è di così strano? Strano? No, no. Sono contenta. Che poi in realtà Devour è un'abilità che puoi dare a tutti. Mi sembra di capire un mio studente un po' di più. Tutto qui. Non è così semplice capirmi. D'accordo. Lo so, il fumetto era con lei. Allora parla. Dimmi qualcosa di più su di te. Non è un argomento che mi riguarda? E questa è una delle cose super fighissime di sto gioco, che per l'epoca era impressionante. Cutscene cinematografiche dentro le quali tu interagisci. Signore e signori, vi presento il Garden di Balan. Fare una cosa, perdono. Già vedi. Buongiorno a tutti. Bene, il programma di oggi. Ne avrete già sentito parlare comunque. Sì, l'esame pratico dei candidati sindaco questa sera. Wow! Bocciate l'esame scritto dovranno restare in classe e ripassare la lezione. Stronzi, aggiungerei. I partecipanti all'esame pratico hanno tempo libero fino a stasera. Mi raccomando, siate in ottica condizione fisica per l'esame. Presentarsi alle ore 16 nella hall, comunicherò i capi squadra. Ok? Ah, Seifer. Mi raccomando, non ferire. Sorry about that. Sto gioco c'ha un volume spaventoso. Ok, meglio. Va un po' meglio.
Un Ferrero e due compagni di squadra nel addestramento. Fa attenzione d'ora in poi, mi sono spiegato. Bene, con i partecipanti all'esame ci vediamo dopo. Non posso alzare la voce, altrimenti la nonna mi caccia di casa. Squall, vieni, ti devo parlare. Il gain del mic. Il gain del mic è giallo, ma io vado in giallo quando parlo così, eh. Devo abbassare il volume del gioco. Aspetta, facciamo così, dovrebbe essere un po' meglio. Prova, 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 sasso. Non sei ancora stato alla caverna di fuoco, vero? Devi passare prima questa prova per partecipare all'esame, sei... No, volevo andare stamattina, ma poi sei... Hai una buona scusa? Veramente no. Andremo insieme ora. Se non ti senti sicuro, per la prova ripassa prima sul tuo terminale di supporto. Io ti aspetto all'ingresso principale, fai in fretta. Puoi accedere al terminale di supporto al tuo banco. Bye bye. Vediamo, per prima cosa accendo il video. Guida, new. GF di supporto per allievo squad, ricerca in corso. GF registrati, Quetzal e Shiva, ricerca completata. Non cambieremo i nomi dei GF, li lasciamo come li hanno tradotti, come sono stati messi in italiano. Shiva. Nella guida ci sono tutte le informazioni base. È possibile chiamare la guida dal menu in qualsiasi momento. Il gioco delle carte. Le basi. Voglio vedere una cosa. Guardian Force è un corpo energetico indipendente. Usandolo con le paramagie è possibile controllare un'energia potentissima. Segnatevi questa cosa, ragazzi. La perdita di memoria è un effetto collaterale probabile, ma il legame tra tale effetto e il GF non è ancora stato provato. Segnatevela bene, ricordatevela sta cosa perché tornerà fuori. Questa è una piccola chicca che all'inizio tutti skippano perché nessuno si mette a leggere le guide. Ricordatevi questa cosa. Il potere della strega esiste fin dai tempi antichi e si tramanda da persona a persona, sebbene non vi siano prove concrete, si ritiene che tale potere risalga all'antica era di Hain. Vorrei ricordarvi come il gioco di carte di questo gioco, di Final Fantasy VIII, sia talmente tanto integrato con il sistema di gioco che puoi rompere il gioco grazie alle carte. Oh, posso abbassare il volume. Grazie.
Hai la possibilità di trasformare le carte in oggetti e gli oggetti in magie, oppure in oggetti che puoi utilizzare per insegnare Guardian Force delle abilità super fiche che ti permettono di fare cose assurde. Ok, allora. Tipo, iniziamo subito ad apprendere carta. Ma sì, ma con quella di Kiros. Ok, allora. Adesso vedete che sto facendo un miliardo di cose, ma mi piacerebbe parlare del sistema Junction prima di effettivamente di cominciare. Il sistema Junction è il sistema di gioco di Final Fantasy VIII, che è uno dei più amati ed odiati della storia di tutti i Final Fantasy. Questo perché? Perché nessuno capisce mai come cazzo funziona. Il piccolo Icarus continuava a non capire niente di come funzionasse il Junction, ma il gioco gli piaceva da morire uguale, quindi se ne sbatteva e andava avanti in brutto muso. Il grande Icarus ha capito come funziona il Junction e quanto è fico. Partiamo dalle basi, come funziona il Junction? Il Junction si funziona scegliendo un personaggio ed eseguendo il Junction con uno dei Guardian Force. In questo caso abbiamo preso Quetzal. Quetzal ci dà. Vedete, c'è quello che ho scritto Mag, che è diventato bianco. Quella è la statistica magia. Abbiamo la possibilità di inserire una magia, che adesso non abbiamo, perché non abbiamo ancora magia, di collegare una magia alla nostra statistica magia. Più è forte la magia che noi colleghiamo alla statistica, più la nostra statistica diventa forte. Più è affine alla statistica, più diventa forte. Ad esempio, io potrei linkare a HP, ovvero la vita, la magia Fire, che è la palla di fuoco classica, e mi darebbe un tot. Se io ad HP facessi il junction con una magia di cura, mi darebbe molti più punti vita rispetto a quella base. Oltretutto, oltre a questo, quindi è un modo per potenziare il proprio personaggio, la cosa per potenziare il proprio personaggio è customizzarlo come uno meglio preferisce. La cosa buffa è che in questo gioco non ci sono classi. Non c'è il mago, non c'è il guerriero, non c'è il curatore. Qui tutti fanno tutto in base a come fai il junction con il Guardian Force, le magie e le abilità. Come avete visto, su abilità io ho inserito magie, assimila e Guardian Force. Se io non facessi il junction con un Guardian Force, il mio personaggio, Squall, avrebbe solo attacco e potrebbe solo prendere a spadate la gente. Grazie al junction, adesso posso lanciare magie, posso assimilare magie dagli altri e posso evocare i Guardian Force. Volendo potrei utilizzare degli oggetti, ma gli oggetti sono per le pernacchie. Ma a parte questo, quindi attualmente non ho magie, quindi non posso potenziare il mio personaggio, però posso utilizzare queste fantastiche abilità che prima, senza il junction con il Guardian Force, non avrei potuto fare. Ora ve lo dimostrerò andando effettivamente avanti e facendo cose. Sono in ritardo! Uff, wow.
tutto, ok? Ah, che colpo! Sì, tutto ok. Scusami, ma sono in ritardo. Ah, ma tu per caso sei di quella classe? Ah, no, certo, fanno oggetti. Assolutamente sì, fanno comodo anche gli oggetti, perché se ti castano Silence, tu non casti più magie, quindi muori e basta. Sai, se la lezione è già finita? Beh, sì. Che tragedia! Quindi è molto più grande del garden dove stavo prima. Oh, una cosa. Sono appena arrivato a un'altra scuola, mi porteresti a fare un giro qui intorno? Va bene. Evviva! Dai, andiamo. Prima di tutto andiamo con l'ascensore al primo piano, ti mostrerò la mappa direzionale che si trova al centro della home. Certo che ce la portiamo. E prima di tutto parliamo anche con questo. Ehi, ciao, tieni queste carte. Cosa dici? Non sai come si gioca a carte? Oh no, non chiederlo a me. Piuttosto apri il menu e guarda da solo. Premendo B3. Non sono capace di giocare a carte. Vabbè, ci hanno dato 7 carte. Abbiamo la carta di Gizzard, del Fungongo, il Red Bat, il Gyala, Gesper e Focarra il Finto. Anche il Kedachiku. Non so come mai l'hanno chiamato Kedachiku quando in realtà è un caterpillar, però vabbè. Ora voglio chiedervi una cosa, ragazzi. Voglio chiedervi una cosa. Io non ho fretta per questo gioco, ok? Possiamo perdere un po' di tempo a inizio gioco? Farmando carte e punti abilità per i Guardian Force per diventare più forti e procedere spediti per una discreta quantità di gioco. Se no, se non ci avete voglia di guardare un po' di grind, possiamo andare avanti in maniera, diciamo, standard. Come preferite, per me è uguale. Silenzio, punto esclamativo feels, perché sta canzone mi fa momenti mi cade il cuore per terra. Grazie. A nord del garden c'è il dormitorio. Anch'io vivo nel dormitorio. Ci si può riposare, cambiare i vestiti. La mensa a nord dell'area ovest. Comprare i panini alla mensa è una guerra, c'è sempre la fila. Il garage a nord-est del, nord dell'area est. A sud c'è l'ingresso principale. Giardino della scuola. Esatto, bravo Silenzio. Ci sarà un grande evento. Allora, dicevo, a sud dell'area ovest c'è l'infermeria, c'è la super dottoressa Kadowaki, nell'area est c'è il centro addestramento, l'unico edificio aperto anche la notte, pericolosissimo perché è pieno di mostri veramente veramente devastanti. E poi c'è la biblioteca. Ma al terzo piano c'è la presidenza, ma non si può andare senza permesso. Il nome del preside? Sid! Tutto chiaro? Tutto chiaro. Sì, oggi abbiamo l'esame Sid. Oggi farò l'esame pratico Sid, come te. Buona fortuna! Ciao Selfie. A me non piace più di tanto Persona 5, sinceramente, se proprio devo essere sincero. È carino, però. Boh.
Ah, le host sono stupende, lo so, però se non mi piace granché il gioco vero e proprio. If you say so. Abbiamo trovato Esna, in questo caso noi assimiliamo 8 unità di Esna. Ehi! L'occulto 1. Serie live action di Yakuza, no, fantastico. Ok, allora per prima cosa usciamo dal garden. Poi ditemi voi se vogliamo perdere un po' di tempo a combattere mostri e giocare a carte, oppure se preferite andare avanti normali con la storia. Adesso io posso fare una cosa, posso fare il junction delle magie, ma non mi cambia niente purtroppo. Però questo è quello che vi dicevo prima. Un po' di farm leggero ci può stare, perfetto. La cosa figa di questo gioco è che, è vero, il sistema Junction può schiantarti il gioco, ma allo stesso tempo il mondo, i nemici, scalano con il tuo di livello. Quindi più livelli per potenziare il tuo sistema Junction, più il mondo diventa difficile oppure facile. Se fai in modo di non livellare mentre accumuli potere tramite i junction. Usando i Grand Enforce diventiamo più forti, più questi lo diventano, più lo diventiamo noi. Ora ti spiegherò come funziona il processo di Junction GF. No, in realtà ve l'ho già spiegato io. Leggero, va bene, vediamo, dai. Beh, ultima ti può potenziare una statistica, non tutte. No, ho mancato.
Khan. Ci andiamo giù pesi. Chiamiamo la cavalleria. Spero che siate pronti. Così subito scivola. Devi sbloccarlo il supporto. Devi sbloccarlo con l'abilità. Eh sì, perché è sottoterra. Voglio provare a cambiare la cosa, voglio provare a cambiare l'impostazione. Perché devo fare scan? Focara, il pesce che nuota nella terra, in superficie si vedono solo i pinne, l'entità è completamente ignota. Sì, quello lo prendi subito. Questo è l'attacco normale. Vedi che fa solo zing. Cioè, questo è l'attacco super mega critico. Boom. 50 danni. Così tanto. Ho mancato il trigger. Boom. Veramente cinematografica sto shot della telecamera.
Puff! No. Ci sta. Boom. Curiosissimo sto coso. Magia 9. Andiamo ad impicciarci a Balam, va. Thunder. Buongiorno, qui potremo potenziare le nostre armi. Il denaro è l'ultima cosa che mi preoccupa su sto gioco. Ah no. Tin tin tin. Timbermaniacs. Andiamo in giro a leggere le riviste. Vedete questo pescatore qui? Questo sarà il nostro temibile avversario di carte. Ogni cosa a suo tempo, ragazzi, non vi preoccupate. Non ci servono gli incantesimi.
Non ci servono gli oggetti per adesso. Plim, plim, plim. C'era una fonte, eccola. È fichissimo, infatti. Un bite bug. Un mordicchione. Squall, ricorda. B6 è il grilletto del Gunblade. Button 6. Tra l'altro la versione di Steam ha pure i booster che però non mi va di usare. Chomp, chomp, chomp. Sì, aumenta la velocità, ti aumenta cioè la barra ATB sempre piena, o roba del genere. Non potendo usare Game Shark, come si chiama, su PC hanno integrato i cheat nel sistema. Bam! Boom! Nessun oggetto trovato. Entriamo nella foresta. Entriamo nella foresta. Subito tirannosauro. No, è andata bene. Sapete che non so quali sono i comandi per scappare? Ah, ok. Adesso lo so. Il brucaleffo. Mi sono dimenticato di fare una cosa, mannaggia la miseria, l'ho detto che lo facevo, poi invece continuo a dimenticarmelo. Non so se riusciamo a fuggire. Funziona. Vedere, se metto il cursore in memoria, quello che succede. Dimmi
Dinosauro. No, è andata bene. Boom, boom. Fire! No, c'è il T-Rexaur. È quello che puntualmente ti shottava all'inizio del gioco. Ho sbagliato nemico. Che stava pure dentro il garden. Prendiamo un po' di magia, ragazzi, poi proseguiamo, magari evitiamo di perdere. Non vi sto a tediare con il grinding, dai. Oltretutto c'è anche un booster magia che mi darebbe 100 unità di diverse cose, di diverse magie. Sono indeciso se andare a cercarlo dentro la cosa oppure no. Dentro il garden oppure no, il tirannosauro. Finché uno non prende il junction con la magia è difficilissimo accumulare magie, mannaggia. Vedi Quistis che ne accumula due per volta mentre Squall va a 7 in 7. Stavolta ne ha beccate 7 però. Bene così. Oh, coriaceo questo bacarozzo. No, onde soniche.
Morto stecchito. In caso si ferma un po', se come no. Dammela, quarzo magico. Ragnatela, 4P, scivola level up, incredibile. Oggetti. Ragnatela, acquistis. Ok. L'occulto. Odelbeck, 67, residente a Timber, lavorava ai campi, ma un botto violento lo fece voltare. Un mostro appena ucciso giaceva retrostante. Beck non ha visto il colpevole, ma dice che è successo mentre faceva il recinto nei campi con tubi di ferro. È davvero una morte misteriosa. Aspetta. Ma no. Sono uscito all'ultimo istante dalla cosa. Immortale, survival. Ho mancato. Uè, non muore più. Oh, magari era quello di livello superiore. Avrei dovuto controllare io. Mi assimilo. Ah, un altro bagarozzo. Sfruttiamo il bagarozzo per curarci. Ma ho missato la cura oppure? Sto cercando di maxarmi la vita dei personaggi, stupido bagarozzo, non attaccarmi. Pensa a morire. Che stronzo. Ho anche miscliccato. Non muore più. È immortale. Ok. Questo è bello. Ah, c'è forza, ok. Mm.
Vediamo se voglio il T-Rex. No, un altro bacarozzo. Voglio il T-Rex. Usciva level up. I glacialai dove stanno? Zan 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 zan, eccoli. Togliamone subito di mezzo uno. Tra l'altro, sti nemici sono pericolosissimi a livelli più alti, perché possono pietrificarti. È inutile che io lo dica, ma se ti pietrificano entrambi i giochi, i personaggi, hai perso. Schiaffo. Maledetti facehug. E questi qui, se li fai, li trasformi in carta, ti danno una carta di un boss fortissimo. Singolo Beetebug. Ho mancato, ma è morto. T-Rex, 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 T-Rex. Eccolo, eccolo. Cazzarola. Muoio subito. Archeosaurus. Ha funzionato! Si è addormentato! Ah, ma c'ha solo Fire Thunder come magia. C'ha solo Fire Thunder come magia. Pensavo ci avesse qualcosa di più.
portandole tanti denti. Voglio vedere che succede se... Oh cazzo, si è svegliato! Si è svegliato! Oddio, 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 oddio! Si è svegliato, si è svegliato! Porca merda! Shiva, per favore! Fagli un sacco male! Settecentocinquanta schiaffi! È ancora vivo. Fortuna che è lento come pochi. Miss. Quistis non c'è abbastanza magia per farlo. Miss. Bonk. Ouch. Il mega con gli attori. No. Se solo avessi avuto la capacità carta, questa la facevo diventare una carta, sarebbe stato bellissimo. Ti finisco a spadate, bastardo. No? No? Ouch! No, non muore più. Swan. Faccio uno. Non faccio. Siete pronti? No, c'è Shiva prima. Eccolo, Rezakuga. Io non ci credo. Io non ci credo. È immortale. Niente, non muore. Ah.
Che poi se mi avesse attaccato Shiva sarei stato più contento, almeno Skull sopravviveva. Non posso neanche riportarlo in vita. Prima o poi morirà senza oggetti. Non avevo intenzione di combatterlo, però mi sono detto, sai che c'è? Facciamogli il culo. E questo è il risultato. Niente? Morirà prima o poi. Cioè Shiva resta, senza che te ne vai. Resta e combatti tu. Niente, non muore, non muore. Un attimo che controllo. Diecimila HP più 5.000 per lì. Addio Shiva. Dormi per favore, no, miss. Ma sono curioso. Altri 5.666 HP. Questo è... Mi rifarò. Sta sulla strada, scusa. Dovrei 10.000 HP. No, stasera solo figuracce contro i dinosauri. Prendere la stanza. Neanche io. Neanche io, credimi. Ecco, vedi, con il farming che dico io,
Quel mostro lì l'avrei ucciso a suon di schiaffi. Quindi caverna? Caverna di fuoco? Caverna di fuoco? Che ci fa un glaciolai qui? No, non ci riesco. Continuo a usare energia perché. Adesso ci viene. Oh, ragazzi, abbiamo sfiorato il game over, eh? Adesso. Ce la farà Icarus a sconfiggere la caverna di fuoco in 10 minuti? O servirà il timer da 40? Ce la farà Icarus a completare la caverna di fuoco in 10 minuti? Secondo voi? Ma sì, spacchiamo i culi. Posso aiutarmi nella battaglia, tanto dovrei scegliere dove andare. Sarà colpa del mio fascino? Scherzavo, voglio solo spezzare la tensione. Red Bat! Se non one shot neanche i Red Bat, ragazzi, è pericoloso. Ok. Stiamo tranquilli.
Possiamo stare tranquilli. Pam pam pam. Fire. 13 fire, caspita. Oh, due bombe e due red bat. Pyros, non bombe, scusa. Boom. Boom, boom. Dunk. No, totalmente sprecata sta magia. Povero Red Bat, ci avrà 10 HP. L'ho ucciso 10 volte con quel ghiacciolone sulla testa. Granita di Red Bat. Ho schioppato il bue. Proprio come pensavo, tu sei fermo, non siete come gli altri studenti, siete davvero forti. Buoni tutti, magie. Usa energia. Pronti ragazzi? Siete pronti? Il tuo esame inizia qui, sei pronto? Sembra tutto a posto. Wow! Ma non diceva niente? Tipo, ah, stupidi umani, vi ucciderò tutti. Possedete il potere di Shiva. Fire! Esattamente silenzio. Non male per un essere umano. Impertinenti umani. Kaboom.
a schiaffi. Fire! Mi sono dimenticato che sono on a timer, porca troia. Falcon Punch! Sconfitta da un umano? Impossibile! D'accordo, il mio potere sarà con voi. La carta di Ifrid. Carta di forza. Ifrid. Non Ifrit. Ifrid. Non abbiamo molto tempo, ma ti spiegherò ugualmente. Hai ottenuto un nuovo GF. Gioia elementale. C'ho carta. Fammi castare Shiva 3-4 volte. Blizzard. Transcard. Elemental Attack. C'è no J-Res. Ma sì. J-HP ci piace di più. Tutto troppo fighissimo. Questa serie pristina. Un bomb. È sopravvissuto. Boom. Boom. Una carta. Ci vorrebbe un Google. Piero, sei in italiano. In inglese si chiamano bomb. Eccolo il Google. E ancora non hai visto niente. No, scusa, mi ho fatto 3.
3 unità di Thunder, porca miseria. Una settimana per prendere queste magie. Shiva c'ha spirito. Spirito e forza, non ci fa niente. Boom, due danni. Complimenti. Eh sì. Morto. Sto prendendo un sacco di magie Thunder perché mi serviranno. 70, 100, ah vabbè, Fire 100, Thunder 100, Blizzard 39. Le musiche, già. Dammi un altro bubble per favore. Io che ci faccio queste due caccolette? No, vuoi mazzo è qualcosa di geniale a dir poco. Veramente. Dai, voglio un altro bubble, su, forza. Forza, forza, forza. Non due bombe. Ciao. Morto il bomb o il pyros, se vogliamo. Mi sa di sì, ma non ne sono sicuro. Infatti sono sempre molto sul chi va là quando vedo i pyros, proprio perché dico Ah, no, sono due red bat. Oh, no look. Dai, mi serve un bue, su. Non facciamo la lunga. Ah, ecco, fino. Un messaggio di pericolo. Non mi ricordo, ma mi sa che anche qui esplodono. Ah,
esattamente. Mago, un altro achievement. Ah, me l'ho finita tutta. Caspita. Morto. Queste bive sono delle schiappone. Quante unità di magia mi mancano? Scusate, scusate. Ah, Blizzard non ne ho per niente. Fantastico. Thunder e Fire siamo quasi in cima. No, si trovano i Red Bat, quindi... Oh no! Cosa? Da quando da questi si può accumulare Thunder? Non mi ricordavo. Ero convinto che si facesse cosa si fa. Dovremmo riempirlo subito praticamente. Ok, perfetto. Vedo l'ora di mettere qualche attacco elementale sull'arma. Non elementale, ma status. Scusate. Quindi, tipo, ti do una spadata e ti acceco. Fichissimo. Nemico attacco prioritario. Oh no. Quando metti Drain che meni la gente e ti curi, come la vedi? Era super profondo, il problema è che forse per l'epoca troppo. Adesso che gli faccio fare questi? Squall, sbrigati a prenderti sta magia. Forza, su, su, su. Lo so, ma... Purtroppo lo sai che crybabies che sono i videogiocatori, no?
59, 59, 68, 77, 86, altri 4 turni. Dai, abbiamo finito, ragazzi. Ci abbiamo rimasto solo questo. Poi torniamo al Garden, promesso. Dovremmo aver finito, credo. 8 unità, sì. Esatto. Neanche l'esperienza mi dà il buvel. Ci rendiamo conto che schifezza di mob che sei. Però un design figo, quello sì. Adesso vi faccio vedere una cosa. Carta. Pronti? Adesso vediamo quanto siamo fortunati. No, che ci deve aver poca vita per farlo diventare una carta. Ho ottenuto carta che daci. Non c'è andata bene. Ho preso una carta di merda. L'utilizzo del comando carta è fortissimo, perché ti permette di prendere il drop e i punti abilità dei GF senza prendere esperienza. Quindi tu potenzi i GF, ti prendi i drop, ma non livelli, e quindi i mostri restano della difficoltà standard. Miss. Vieni a me! Eccola qua. Carta. Che daci. Niente, c'è andata male. Perché questi stronzi possono darti la loro carta o una carta più rara. Questo è un T-Rex. Eh già, quello sì. Come per esempio non mi piace
Per esempio, a me non piace il fatto che tu abbia solo massimo 3 abilità del GF se non trovi un oggetto super specifico, super raro. L'esmator. Fateli tenere sempre dove sono. Miss. L'erba alta. Sì, ad esempio nel bosco trovi i bacarozzi e gli insetti T-Rex. Fuori trovi gli insettoni. Verso le montagne trovi Grisha Lai. Sulla spiaggia trovi quei pesci di terra. Se adesso muore mi incazzo. Preciso. Beh, io volevo le carte belle. Non mi vogliono dare le carte belle. Miss, è vero. E adesso salutiamo questi per il momento. Serve. C'è, dov'è? Qui. Test per innalzare il grado SID. Te lo ricordavi, silenzio? Andiamo a vedere i Graz al coso, eh. Poi ci salutiamo che abbiamo fatto l'una. Delle verifiche vere a scuola, assolutamente. Assolutamente. Ecco il Graz. Ecco i Graz, maledetti.
Non ci riesco più. Boom boom. Boom boom. Oh. Boom boom. Boom boom. E mori. Oh. Novox. Esatto. Che poi in realtà è Novox, non Novox, però. Non ci riesco. No. Ah, fortuna che mi ha menato subito così mi ha svegliato. La carta. Porca merda. Prometto che affronteremo il T-Rex molto presto, ma prima mi servono delle magie un po' più efficienti. Paramamaramama, boom boom. Eccolo. Carta gratta. Sarebbe potuto andare meglio. Ce la teniamo. Lasciamo sta qui, eh. C'ho l'attacco prioritario io? Bene, ciao. Blizzard. Ah, no. Sì, no, a manetta proprio. Ok, addormentato. Sveglio. Carta! No, le magie no, solo gli schiaffi. Solo gli schiaffi.
ho voglia di sprecare incantesimi di cura per voi babbei. Carta gratta. No, non mi è scliccato. Mi è scliccato. Ma il nemico critta, mi fa 180 danni e io muoio. Game over, tocca ricominciare tutto. Eccolo, eh. Arriva il primo game over, guarda se non è vero. No. Manca una carta buona, mannaggia. Dopo avermi trattato così male, dammi una carta buona, no, neanche quella. Non ci avevo mai fatto caso, ma è tradotto. Guarda lì. Qui. Centro addestramento. Quando una volta i giochi li facevano per bene. Allora ragazzi, voglio dirvi una cosa. Prima di salutarci, io posso anche andare offline se riesco a ritagliarmi 5 minuti, 5-10 minuti, farmare carte, farmare magie e diventare più forti di adesso. Ma devo vedere una cosa, perché Strength bonus non c'è? No, che è questo. Ma se volete, se ci vuole, se volete, non lo faccio e proseguiamo così come adesso. Proseguiamo così in maniera, diciamo, molto più vanilla e non sappiamo cosa aspettarci. Perché la differenza è tanta, eh? Ve lo dico, la differenza è tanta. Mi rimetto alla vostra decisione. Al momento, io vi ringrazio della compagnia. Siete stupendi come sempre. Spero vi stiate divertendo tanto quanto mi sto divertendo io. Perché veramente, spero che possa trasmettervi quanto è bello sto gioco. Spero di riuscire vivamente, lo spero, di trasmettervi quanto mi piace, quanto mi piace e quanto ritengo che sia bello sto gioco.
La storia dura 30 ore di questo gioco. Abbi pazienza, silenzio, con calma. Poi abbiamo spiegato il junction. Mi servivano delle magie per poter fare il junction, per poterlo dimostrare. Non è che... No. Devo parlare di fuffa. La seconda lezione... Seconda lezione nella prossima puntata, che dovrebbe essere domani sera. Questa settimana c'è un po' di confusione con il giovedì del D&D, quindi non so se prima o se viene anticipato o posticipato a venerdì. In ogni caso ci vediamo domani o giovedì o venerdì, uno di questi giorni ci vediamo molto presto. Ho una live che potrebbe saltare e verrà slottata con il giovedì. Detto questo, io vi ringrazio. Secondo episodio, ok? Promesso. Secondo episodio, andiamo ad Hollet. Andiamo avanti con la storia, andiamo ad Hollet. Così Biggs e Wedge, Siren, il mostro grosso, cattivo. Ci sarà da divertirci. La torre. Ci vediamo presto, ragazzi. Domani sera, giovedì al massimo. E fino ad allora, as always, buona fortuna. Thank you.